Ciao a tutti. Ecco signora Paola con Beatrice, sua figlia. Piacere. Beatrice, piacere. Io ho Ciao. 20 anni e mi piace tanto andare a Bravo. scuola. Peccato che Ci sono dei problemi, signora, è vero? ho dei problemi da 20 anni a questa parte. Beatrice dovrebbe avere un insegnante di sostegno. Le spetta. Lei ha diritto a una cattedra piena di sostegno. 18 ore, lei frequenta una scuola superiore. Abbiamo iniziato con 9 e quindi Beatrice sostanzialmente per altre svariate ore sta sola in classe. La sindrome non ha nome perché è rara e l'ipossia gli ha dato la tetraplegia. Vedete, non cammina, ma si sa relazionare e questo è il gancio al mondo. Questo non glielo possiamo negare. Cosa la fa arrabbiare, signora, quando lei sente magari parlare di buona scuola, di riforme, e poi. Vorrei che le istituzioni ci prendessero in considerazione quando fanno queste riforme. Non parlo delle associazioni, parlo dei genitori singoli. Questa è la sua festa di compleanno. Felicissima, sorride. Questo invece è il risultato dello scaricabarile che stanno facendo per l'assenza degli assistenti. Questa è la, mi dispiace dirlo, pipì. Pipì che Beatrice ha tenuto addosso dalle 7:40 del mattino che parte da casa fino alle 13:30 del rientro. Questo è un regresso. Nessuno l'ha cambiata, nessuno ha visto che Beatrice. Io lo ripeto, sono andata io. Oggi dovevo lavorare. Ho chiesto un favore, ma proprio personale. Domani. Nulla da dire, eh? Mi basterebbe così, potrei chiudere la trasmissione, eh? Perché qui o qualcuno interviene o fa schifo, ok? Non so se fa più schifo del prefetto che manda gli immigrati in un posto dove c'è stata l'alluvione. Questo fa ancora più schifo. E qui non è solo la ragione che manca, qui manca anche l'umanità, anche di là, ma qui totalmente, eh? Doveva essere tutto un anno scolastico fantastico, complimenti vivissimi, ditelo alla Giannini, mandatela lì in qualche scuola, al ministro Giannini, a vedere questi troiai in giro per l'Italia. Andiamo dalla signora, va.